Ciao ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su World of Warships. Oggi, prima di iniziare a vedere l'incrociatore che è già pronto nell'acqua e dove, se no, faccio un po' di pubblicità per quanto riguarda i vari link che trovate nella descrizione del video. Vi ricordo la pagina Facebook dove potete rimanere aggiornati su qualsiasi cosa che pubblico, perché io non posso fare un video per dire ogni singola cosa, impazzirei. Vi ricordo il sito Instant Gaming se volete acquistare giochi a prezzi scontati, anche qui il link è in descrizione e sempre in descrizione troverete tutti i vari link per aiutare il canale sempre di più a crescere. Ovviamente un mi piace e una condivisione sono sempre ben accetti. Ho finito la voce, però devo fare l'introduzione dell'incrociatore che vedete pronto. Si tratta dell'incrociatore giapponese di livello 6 Aoba. Vediamo subito le sue caratteristiche, considerando che è completamente sbloccato. Parliamo di un'integrità di circa 32.000 punti, artiglieria cannoni da 203. Tempo di caricamento 11 secondi, danno HE 3300, danno AP 4700, gitta da massima 14.9, possibilità di incendio 19 con il comandante Yamamoto Isoroku, che sto addestrando sempre di più. Ecco per il momento come ho messo le skill. Per quanto riguarda i siluri, abbiamo praticamente due torrette con quattro tubi a testa. Tempo di caricamento 91.8, molto importante l'8. Abbiamo un danno massimo di 16.267, fanno davvero male. E una portata siluro molto interessante, ragazzi. 10 km, di cosa parliamo? Distanza individuazione siluri 1.5, contraerea abbastanza scarsa, 33, manovrabilità 35 nodi. 35, tra l'altro, mi sa senza bandiera Seramike, perché altrimenti andiamo più veloce. Perfetto. Mimetizzazione, verremo spottati a 10.3 da qualsiasi nave avversaria e da 6.2 da qualsiasi aereo nemico. Ragazzi, direi che ci siamo. Andiamo in partita. Allora, andiamo a vedere subito le navi che compongono la partita. Abbiamo una portaerei, purtroppo. Dico purtroppo perché, come abbiamo visto, il nostro incrociatore ha un'antiaerea davvero molto scarsa. Per quanto riguarda i cacciatorpedinieri, sono tre. Siamo capitati nella modalità supremazia, quindi abbiamo tre punti di cap da dover gestire e, se possibile, conquistare. Il primo che arriva a 1000 punti o distrugge le navi avversarie ha vinto. Lo ripeto, giusto magari per i nuovi. Matchmaking brutto: abbiamo due navi di livello 5, la mia nave di livello 6, insieme a un cacciatorpediniere, e poi via via tutte le navi di livello 7. Loro propongono due corazzate, noi ne abbiamo una, tanto per cambiare. Il matchmaking è pieno di incrociatori, solo incrociatori in questa partita, almeno una cosa tra virgolette positiva. Allora, andiamo verso il settore di Alfa, positiva fino a un certo punto. Andiamo verso il settore di Alfa, è la scelta più adatta. Siamo respawnati centrali. Sinceramente, andare dentro Charlie dove non possiamo manovrare mi sembra una scelta molto azzardata, quindi la evito sicuramente, anche perché basta una corazzata lì dentro e ci frega. Una cosa subito che non mi piace è vedere il cacciatorpediniere di fronte a noi con la Nicolas andare verso il settore di Bravo apparentemente. Io sinceramente sarei entrato nel settore di Alfa. Tre punti di capo, tre cacciatorpedinieri, insomma, perché non provarci? Anche perché ricordiamo che il cacciatorpediniere, qualora dovesse trovare qualche problema, va di fumo, schiaccio sull'acceleratore e scappa, quindi non stiamo dicendo cose assurde. Nel frattempo la portaerei raggruppa tutti i suoi aeroplanini sulla sinistra, molto belli. Continuiamo ad andare verso Alfa. Qui in chat sinceramente vado un pochino a prendermela con questi cacciatorpedinieri, perché effettivamente il punto di respawn suggeriva Alfa, come ho detto prima. Cosa ancora più brutta, sottolineo, i due incrociatori in plotone che decidono, non lo so, di andare da tutt'altra parte. Ora,
Se noi fossimo andati tutti su Alfa, quindi un caccio torpediniere, io, l'incrociatore Kirov, i due incrociatori, più la corazzata, eravamo 5. E beh, ragazzi, penso che 5 navi possano bastare per gestire un punto di cap. Poi vabbè, se il team nemico va tutto su Alfa, alzo le mani. Però insomma, in definitiva, 5 navi erano più che sufficienti. Spottiamo le prime navi, c'è la York, c'è la Fubuki, c'è la Miyoko, livello 7... qui proviamo un paio di colpi subito per cercare di prendere la mira. Arrivano, guardate, guarda, proprio arrivano, si vedono arrivare cattivi da lontano i bombardieri e le aerosiluranti. Ricordo ancora una volta che la nostra nave ha un'antiaerea davvero molto scarsa, quindi qui il primo pensiero è praticamente siamo morti nei primi 2 minuti. Se non fosse che, come potete ben vedere, guarda lì dove vanno quei bombardieri. Eh sì, hanno preso di mira proprio quella Kirov. Vanno a levare, penso, 13.000 punti. E in più arrivano le aerosiluranti. Il che significa che la Kirov viene timbrata, purtroppo. Abbiamo un po' di respiro, perché comunque la portaerei deve ricaricare. Noi possiamo fare solo una cosa. Possiamo tornare indietro, perché loro sono troppi. C'è la Miyoko, c'è la York, c'è un altro incrociatore, c'è il caccio d'orpediniere, insomma sono un po' troppi. Quindi decido una ritirata tattica. Qui vado a dire in chat, secondo me, che insomma su Alpha potevamo fare qualcosina in più. Però poi insomma le navi hanno preso un'altra decisione. Dobbiamo scappare perché loro arrivano. Nel frattempo la nostra portaerei, guardate la posizione, non è delle migliori, anche perché loro stanno spingendo da Alfa. Quindi qui abbiamo un doppio compito: cercare di salvare la nostra nave e cercare di coprire la portaerei nel mentre che prende che dà potenza ai motori. Quindi continuiamo ad andare verso una meta lontana da Alfa. Quella corazzata, guardate, in E6, se vedo bene, affondata. Quella corazzata, se fosse andata su Alfa, avrebbe garantito maggiore spinta da quel punto, o anche su Charlie. Però io sinceramente sarei andato su Alfa per il discorso che ho fatto all'inizio. Su Charlie non abbiamo possibilità di manovra. Era bello quando, le prime volte che giocavo, i più, diciamo, quelli che mi seguono da più tempo sapranno che feci un video, parliamo di 3 anni fa penso, dove mostrai la Magi andare proprio su quel settore, tra l'altro il primo gameplay, eccetera eccetera. Allora, continuiamo ad allontanarci. Qui i siluri, già stavo pensando, vengono da destra, vengono da sinistra, poi sulla mappa vengono spottati. Finalmente il nostro aereo fa un buon lavoro. E quindi proviamo un paio di colpi. La portaerei nel frattempo continua ad avanzare, ad allontanarsi. Abbiamo un compito molto difficile. Nel frattempo il cacciatorpediniere in chat dice: vabbè, ormai siamo andati su Charlie, abbiamo fatto 5 minuti di viaggio e iniziamo a giocare. E lì penso, va bene, hai ragione, tra virgolette. Altri bombardieri non arrivano da noi, bensì vanno sul settore di destra in F8, dove abbiamo anche la corazzata, i due incrociatori iniziali. Arrivano un po' di siluri. Per il momento abbiamo fatto 3267 danni. Vado a caricare le AP, perché comunque i vari incrociatori, come potete vedere, stanno avanzando proprio tranquilli, tranquilli. Prendiamo la mira, abbiamo le AP, andiamo contro la Miyoko e facciamo 10.763 con un colpo. Spariamo di nuovo, vediamo cosa facciamo, e facciamo altri 6.721. Insomma, direi che abbiamo recuperato il tempo perso, dico di nuovo tra virgolette, in questo appunto nei primi 9-7 minuti. Abbiamo lanciato i siluri prima. Non so se ve ne siete accorti, ve lo dico io. Siluri che vanno a beccare il caccio torpediniere Fubuki. Io in realtà volevo beccare un incrociatore e mi ritrovo un devastating strike sul caccio torpediniere nemico. Davvero qualcosa di impressionante. Continuiamo a sparare verso la Miyoko. Miyoko che ha 16.833 punti. I siluri purtroppo non sono carichi, altrimenti
Avrei lanciato, mancano 4 secondi, non mi ricordo bene cosa faccio qui, sinceramente. Nel frattempo la situazione su Alfa, su Charlie sembra paradossale. Abbiamo praticamente le navi che si stanno facendo il giro dell'isolotto, proprio si vede, guarda, abbiamo la corazzata, l'incrociatore, il cacciatorpediniere e via via tutte le navi che le seguono, davvero fantastico. Noi decidiamo di andare verso il settore di Charlie a questo punto perché loro spingono con due incrociatori e un cacciatorpediniere un po' troppo fastidiosi per i miei gusti. Allora, un'altra kill sulla Kirov, molto bene. Per il momento siamo a 40.000 danni in 8 minuti. Però diciamo che abbiamo sfruttato le occasioni che avevamo. Con la York ancora troppi punti per i miei gusti, ne ha davvero troppi. La Koenig su Charlie è praticamente circondata. Andiamo ad affrontare la Miyoko. La portaerei comunque ha dato potenza ai motori e si è allontanata, andando per l'appunto verso Charlie. Tutti su Charlie in questa partita. Abbiamo difeso la base, diamo un po' di fastidio così, andiamo ancora con le AP, arriva l'aereo sopra la nostra testa, però ce ne freghiamo altamente. Penso che qui andremo a fare una virata secca a destra, anche perché i siluri di destra sono pronti e carichi. Ripeto ancora una volta, se non sapete dove va una nave, avete questa soluzione facilissima da utilizzare. Se avete i siluri, li selezionate e vedete praticamente il percorso dei siluri, la linea bianca per intenderci, dove sta andando. Così capite se la nave sta accelerando, sta virando, sta cambiando direzione, insomma, capite molte cose. Quindi è un consiglio che vi do. Poi fate un po' come volete. La corazzata su Charlie distrugge il nostro cacciatorpediniere con le armi secondarie, purtroppo lo va a timbrare. E qui decido di avanzare, di tornare indietro sul settore di Alfa. Finalmente la situazione sembra un po' stabile, anche se siamo 6 contro 5 in questo momento, quindi loro hanno ancora qualche cartuccia da utilizzare. Certo è, la partita non so se sarebbe cambiata se fossimo andati su Alfa. Magari li avremmo spazzati via, magari l'avremmo persa lì, magari. Non lo so, non lo sapremo mai. Andiamo sempre contro. Proviamo un paio di colpi sulla York. York che tra l'altro deve affrontare una Nagato a breve distanza. Però poi ci pensa la Belfast a timbrare tutto quanto. Allora, abbiamo un po' di fighters nemici. Il problema è minimo. Dobbiamo distruggere quella Miyoko. Miyoko che è un livello avanti a noi. Lui va con le HE. Certo. Poteva fare qualche danno, lo va a fare, però noi con l'AP facciamo 11.000 e quindi ci prendiamo la kill. In chat ci prendiamo anche un good job, noi accettiamo il good job e cerchiamo di prenderci un'altra kill. Andiamo contro la Miyoko che ha praticamente 1500 punti e andiamo a mancarla. L'andiamo a mancare, potevamo fare la terza kill e invece no, mancata. Spariamo nuovamente, arrivano i siluri, però non è un problema perché la nostra nave è molto veloce. Facciamo una virata secca a destra per evitare elegantemente tutti i siluri. Rimane con 1000 punti vita, andiamo a sparare nuovamente. Il tiro è quello lì, però purtroppo il colpo va a rimbalzare. Sicuramente con le HE potevamo fare la kill senza problemi, però sinceramente qui a cambiare tra HE e AP a 1000 punti uno ci prova. E adesso finalmente forse la parte più bella di tutta la partita per quanto mi riguarda, quando stavo giocando non vedevo l'ora che arrivasse questo momento, e infatti in lontananza vediamo la portaerei. Portaerei che è stata di un fastidio tremendo. Fin dalle prime fasi della partita, se ben ricordate, ha distrutto la Kirov, la nostra povera Kirov di livello 5, l'incrociatore sovietico. Perché tutta questa cattiveria? Decidiamo di avanzare, è rimasto solo un cacciatorpediniere di livello 6, se ho visto bene. Tra l'altro dovrebbe essere quello premium che si sblocca tramite la campagna. C'è il fighters dell'incrociatore. Loro spingono. Beh, adesso vengono però su Alfa. Hanno fatto 5 minuti di viaggio iniziale. Perché comunque andare da Alfa su Charlie con gli incrociatori a una velocità di 30 nodi circa
Ragazzi, ci mettete quei 4-5 minuti per arrivare da un punto all'altro, eh? 4-5 minuti sono molti. Andiamo a subire un po' di danni. Guarda lì come se ne vanno tutti convinti. I bombardieri ci hanno fatto un po' di male e ci hanno dato anche fuoco. Noi iniziamo a fare una cosa fantastica: cittadelle sulla portaerei. Davvero fantastico. Guarda, non può fare nulla lui, tranne lanciare delle aerosiluranti contro la nostra nave. E noi abbiamo 8.961 punti. Un'altra cittadella. Adesso però sta virando perché ha capito che qualcosa non quadra. Qui abbiamo poche possibilità di sopravvivenza. Dobbiamo cercare di capire dove intende lanciare i siluri e poi virare dalla parte opposta, semplicemente per evitare il tutto. Guardate, fa questo movimento sulla sinistra. Io qui ho virato tutto a sinistra e ho messo a zero la velocità, in modo tale da cercare di evitare i siluri, cosa che fortunatamente mi riesce abbastanza bene. Magari fosse stato un giocatore forse più esperto di portaerei, mi avrebbe distrutto senza problemi, però insomma ci è andata bene così. Altri 3267 punti, quanto mi sto divertendo. Siamo a 80.000. E questa, ragazzi, è una vendetta, perché lui ovviamente lancia i bombardieri, usa i bombardieri e utilizza le aerosiluranti, e noi possiamo fare ben poco. Continuiamo con le AP. 7.000 punti, un'altra cittadella. Abbiamo perso il conto delle cittadelle, tra l'altro. Vediamo un pochino. Un'altra cittadella e siamo a 9. È rimasto con 2.364 punti. Spariamo ancora un colpo. Il rumore più bello del gioco, quando affondi una portaerei, fantastico. E qui la partita, ovviamente, come si capisce, viene vinta. Però in questa circostanza, visto che non abbiamo tempo di andare su Alfa e non abbiamo tempo di distruggere il cacciatorpediniere, decido di rimanere sopra i bombardieri nemici, in modo tale da cercare di abbatterne qualcuno per fare qualche punto extra. Aspettiamo il bombardiere che lanci le sue bombe e poi ripariamo immediatamente. Il fatto di utilizzare il tasto R, dovete utilizzarlo bene, perché ovviamente se lo utilizzate troppo presto, magari poi arriva un altro bombardiere e vi dà di nuovo fuoco, e quindi è un problema. Perché qualora scattassero i tre incendi, ragazzi, perdete tanti punti. Quindi usate il tasto R al momento giusto, mi raccomando. Questo è un discorso che vale anche magari se arrivano dei siluri e voi state bruciando. Aspettate prima di vedere i siluri che fine fanno e poi spegnete l'incendio o tutto quanto. Ragazzi, adesso vediamo i risultati post scontro, perché come detto non succederà più nulla. Ci sarò io che giro intorno ai bombardieri nemici. Ecco i risultati post scontro: 19.000 di esperienza guadagnata tramite la prima vittoria del giorno, che garantiva il 200% di esperienza in più. Tutti i danni che abbiamo fatto, incarico 7 completato, siamo arrivati primi con 2.300 punti, rapporto dettagliato, abbiamo fatto male dove abbiamo potuto, crediti, levate le varie spese, davvero molto buoni. Ragazzi, il video è terminato, grazie per l'attenzione, noi come sempre ci vediamo alla prossima, ciao!